Grazie Giorgio, diamo ora la parola alla dottoressa Virginia Caladice, presidente nazionale della FIDAE. Saluto l'onorevole Rocco Girlanda. Bene. Prego signora. Grazie, innanzitutto ringrazio di questo invito e di questa opportunità, in modo particolare tutti gli organizzatori. Sto scoprendo delle opportunità importanti, i luoghi di confronto sono luoghi importanti per la crescita e per il cammino della nostra società. La FIDE, perché è qui a parlare della Laudato Si, ecco, la FIDE è nata, è la federazione che riunisce le scuole cattoliche a livello nazionale ed è nata nel 1945 e pochi mesi dopo che fu pubblicata appunto l'enciclica Laudato Si, la Congregazione per l'Educazione Cattolica del Vaticano mi interpellò chiedendomi appunto di diffondere il progetto che poi andammo a definire Io Posso in Italia. E con questo movimento internazionale che stava nascendo per coinvolgere chi, ecco, tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno dato per scontato questo aspetto, pertanto mi sembra importante ribadirlo, l'educazione, l'accompagnamento dei nostri bambini e dei nostri ragazzi con dei percorsi che possono aiutare effettivamente a prendere consapevolezza. Ma in che modo l'enciclica Laudato Si ci può aiutare in questo? Innanzitutto accogliendo, ecco, ed è una parola che è stata detta più volte anche da chi mi ha preceduto, una sfida. La Laudato Si è una sfida. Quale sfida? La sfida di prendersi cura della casa comune. E chi è che in questo momento è più sfidato? I bambini, i giovani, coloro che hanno il futuro in mano. Il futuro è un'altra parola che è stata citata. Pertanto investire nella cultura, nella formazione, nell'educazione è fondamentale, perché altrimenti tutti i nostri discorsi troveranno il tempo della nostra vita, basta. Noi dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo essere lungimiranti e guardare oltre, oltre. E vi dico solo una cosa, quando abbiamo preparato questo opuscolo e l'ho consegnato a Santo Padre, è passato, gliel'ho consegnato e poi è tornato indietro, creando un po' anche stupore negli altri, ma che ti ha detto? Perché era anche abbastanza duro in quel momento, dice dovete impegnarvi, è già tardi, dovete impegnarvi nell'educare i nostri ragazzi a prendersi cura della casa comune, perché ormai siamo quasi alla fine, cioè nel senso è urgente, è impellente. Questo progetto che abbiamo un po' realizzato e che ha visto un momento importantissimo, perché questo era il primo invito della Congregazione per l'Educazione Cattolica del Vaticano che ha rivolto alla FIDE, è stato organizzare un incontro a fine novembre scorso, che ha avuto poi la sua conclusione intorno a Santo Padre, a cui hanno partecipato più di 4.000 ragazzi, giovani, bambini, da tutte le parti del mondo, anche di religioni diverse, dove c'era stato un confronto, un cammino sull'enciclica Laudato Si. Ma attraverso un percorso, perché i nostri ragazzi non hanno bisogno di predicozzi, dire tu devi fare così per salvaguardare la casa comune, oppure dare delle ricette. No, i nostri ragazzi hanno bisogno di sentirsi protagonisti. Innanzitutto, richiamo sempre parole del Papa, lui dice innanzitutto dobbiamo aiutare i giovani ad essere costruttori di un mondo, non ascoltatori di cose che noi siamo, costruttori. E per fare questo, che cosa dobbiamo fare? Affinare l'orecchio del cuore, sapere ascoltare i nostri bambini, i nostri ragazzi e saper cogliere tutti i germi, i semi che hanno in loro per trasformare questa società. E naturalmente ha come obiettivo sicuramente anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, la famosa Agenda 2030 che tanto ne parliamo, però ormai il 2030 è prossimo. E il Papa ci dice questo, un appello urgente, i bambini accolgano questa sfida e i ragazzi l'hanno accolta. E
attraverso una metodologia particolare. Mi interessa dirvi, sono qua a dirvi qual è questa metodologia. Sono quattro parole molto semplici come metodologia, ma molto profonde. E questo noi l'abbiamo attuato già dalla scuola dell'infanzia, perché non è mai troppo presto per educarli a una cittadinanza responsabile, a una corresponsabilità. Ecco, non sono gli altri, siamo noi che possiamo dare un contributo significativo alla società. Innanzitutto senti, guardati intorno, guarda intorno la tua città, la tua scuola, il tuo quartiere. Che cosa vedi tu personalmente? Ok, adesso insieme raccontiamoci che cosa abbiamo visto, no? E insieme discutono e cercano di capire quale può essere quell'aspetto che va attenzionato, che non si può fare tutto e subito, no? Un aspetto di condivisione, il lavoro di squadra già viene fuori, perché da soli non si va da nessuna parte, un'altra cosa molto importante. Poi scelgono questa strada e cominciano a interrogare anche i membri della comunità. Ripeto, abbiamo fatto esperienza anche con i bambini della scuola dell'infanzia, chiaramente a loro livello. Adesso, seconda fase, allora prima senti, guarda, immagina quali soluzioni puoi portare per questo cambiamento. E ancora qui insieme troviamo delle soluzioni, dove ognuno mette del suo, però alla fine viene fatta una, due scelte condivise. E questo è un altro passo importantissimo. Terzo passo, agisci, mettilo in pratica. Fai quello che hai ideato e hai progettato. Coinvolgi anche gli altri. Ci sono state realtà che hanno coinvolto i comuni, hanno coinvolto le associazioni, hanno coinvolto il territorio. Agisci, porta questa esperienza, diffondila, falla vedere, realizzala. Non ci sono altri che realizzano. Se tu hai visto un problema, hai trovato una soluzione, agisci. E poi la cosa più bella, che è stato anche questo momento che abbiamo vissuto il novembre scorso a Roma, una settimana abbiamo riempito le strade di Roma, abbiamo riempito tante scuole dove c'è stata la condivisione a livello internazionale di questi progetti fatti dai bambini, dai più piccoli ai più grandi, dove hanno condiviso queste esperienze di ascolto, di immaginare, di agito nella realtà. E per diffondere questa cosa sono stati dei momenti unici. Quando il Santo Padre ci ha accolto l'ultimo giorno, che abbiamo concluso con lui, ha ringraziato di cuore questi ragazzi per tutti i progetti realizzati. Ma non basta, dobbiamo continuare. Noi stiamo continuando. Infatti da settembre abbiamo dato il via, abbiamo fatto un altro progetto pilota, tutto italiano questa volta, dove abbiamo coinvolto scuole statali, scuole cattoliche, e sono 25 in tutta Italia e raggiungono quasi 1.500, forse anche 2.000, ecco, alunni che hanno il compito di fare tutto il percorso. Dobbiamo formarli perché poi a loro volta condivideranno con altri e diffonderanno queste buone pratiche. Abbiamo bisogno di investire in questo, perché altrimenti tutti i nostri discorsi trovano il tempo della nostra vita e poi basta. Ma il mondo va consegnato alle nuove generazioni, ma va consegnato non con delle regole, fai questo è giusto e questo non è giusto, ma devi essere protagonista significativo nella realtà, incidere nella realtà e cambiarla, perché questa casa comune deve essere curata, prendersi cura, che non è, come diceva, ecco, io non ribadisco tutti gli elementi di antropologia cristiana che fanno da sfondo a questo progetto che Don Gianni ha ben delineato, perché sarei qui a ripetere cose già dette, ma vuol dire proprio questo. E a parer mio qui si creano anche politici seri, perché se si prendono cura del bene comune agiranno anche da grandi in modo significativo. E spero di aver sintetizzato, portato alcuni opuscoletti, ve li lascio, perché è un invito alla politica. Che cosa può fare? Sicuramente tanto, ma investire fortemente nell'educazione e nell'istruzione, dai nostri bambini, dai più piccoli. E qui permettetemi anche, sono presidente della FIDA e scuole cattoliche,
Dal 2000 abbiamo la legge della parità e quella libertà di cui lei parlava, oggi in Italia non c'è. Non c'è la libertà di scelta educativa per i genitori. Siamo il fanalino di coda in Italia. E l'Italia è il fanalino di coda ed è una vergogna. Io quando vado negli altri paesi mi vergogno, torno a casa con un senso di umiliazione, perché davvero è irrispettoso. Abbiamo parlato tanto durante il lockdown, all'inizio voi sapete che la scuola paritaria non era stata neanche citata, abbiamo proposto emendamenti, abbiamo fatto piccoli passi, forse è il momento giusto per fare qualche passo in più, perché ne abbiamo parlato, ero in CEI l'altro giorno per un incontro, sono nella giunta del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e lì diciamo forse è il momento per andare avanti. E qui, davanti a questa realtà così importante, ve la fido, perché non è possibile che in Italia nel 2020 non c'è ancora da parte della famiglia la libertà di scegliere l'istruzione e l'educazione dei propri figli. Allora, ecco, anche una fido di questo impegno. E cosa dirvi? Andare avanti, dobbiamo credere nei giovani perché sono il futuro, dobbiamo investire loro fin da piccoli, perché se gettiamo questi semi porteranno frutti. Grazie. Grazie Presidente della FIDE, di amore alla